Stavolta mi riesce più facile di tutte le altre presentazioni, perché nel presentarvi Stefano Pettinari è un calciatore che conoscete bene, perché c'è stato nel Lecce nella stagione 2018-2019 e lo conoscete anche perché per quello che ha fatto a Trapani, pur essendo vice capocannoniere, ma sarebbe stato capocannoniere principe se non fossero stati considerati i calci di rigore. E quindi un attaccante importante che ritorna da noi alla luce della esclusione del campionato del Trapani, ma devo essere sincero e veritiero nel dire che nell'arrivare da noi ritorna da parte dell'allenatore, da parte nostra, con molto orgoglio, con molta soddisfazione, molto piacere, perché parliamo di un attaccante importante che va ad infoltire un reparto importante. Per cui credo che tutte queste mie considerazioni portano a delineare Stefano per quello che è, per quello che è stato e per quello mi auguro che sarà nel Lecce. Ha avuto qualche problema ultimamente a causa di una lombalgia che ha pienamente adesso superato sono sicuro che sarà disponibile anche per la prossima partita con la Reggiana. Ve lo lascio per tutte quelle domande di Rito e quindi ve lo lascio. Grazie direttore, c'è la prima domanda di Pierpaolo Verri della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Stefano, seconda esperienza per te nel Salento, come diceva il direttore, volevo chiederti che differenze ci sono fra il Pettinari che arrivò a Lecce 2 anni fa e il Pettinari che ritorna a Lecce adesso, considerando che nel mezzo c'è stata la migliore stagione per te in carriera dal punto di vista realizzativo. Sì, vabbè, intanto ringrazio il direttore per le belle parole, e ha fatto una bella introduzione, perché comunque è stato un arrivo un po' all'ultimo minuto, dato insomma quello che è successo con il Trapani, e niente, sono molto felice di essere tornato qui. Differenze non ce ne sono tantissime, nel senso che comunque anche lì secondo me veniva da un campionato importante con il Pescara. E c'è stata un'ulteriore crescita in quest'anno a Trapani, dove ho trovato tanto spazio, tanta fiducia, e sono riuscito a far vedere tutte le mie qualità, cosa che spero di riuscire a fare anche qua a Lecce, come non è stato l'ultima volta, a causa anche lì di diversi problemi che ci sono stati, soprattutto a livello fisico. Sì, eccomi, ciao. Ciao. Hai anticipato la risposta sulla domanda che ti volevo fare, volevo capire quali problemi ci furono nel 2018, solo problemi fisici? Non solo problemi fisici, c'è stata qualche situazione anche che non mi era andata tanto bene, però sono cose adesso superate, perché comunque avevo iniziato bene la stagione. E la causa principale sì è stato qualche problema fisico, perché ad uno stiramento è arrivato, cosa che non mi era mai capitata in carriera, e non avevo neanche recuperato molto bene e quindi quella è stata la causa principale. E poi a gennaio abbiamo preso insomma la decisione, sia io sia anche con l'allenatore, di fare un altro percorso. Giuseppe Cavi della Gazzetta dello Sport, il microfono è per Giuseppe. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Il tuo arrivo è stato un po' a sorpresa, ma mi risulta che eri in cima alla lista insieme a Stepinski da parte dell'allenatore. Quindi il direttore ha messo a disposizione il massimo, visto che magari poteva arrivare solo uno dei due.
arrivi qui, il tuo contratto è ancora in scadenza giugno 2021 e soprattutto questa è una stagione nella quale puoi comunque dover lottare con una concorrenza agguerrita, però sul tuo biglietto da visita ci sono i 17 gol che ti portano ad avere sicuramente delle aspettative diverse rispetto a quando venisti l'altra volta, no? Sì, anche, secondo me anche l'altra volta ero venuto con diciamo delle aspettative importanti, quindi non vedo grandi differenze. La differenza è stata semplicemente che, come hai detto tu, sono arrivato all'ultimo, purtroppo non ho avuto la possibilità di fare una preparazione perché a Trapani avevamo le porte dello stadio chiuse in pratica. E appena arrivato avevo iniziato la preparazione qui, ma è stata interrotta da un piccolo problemino alla schiena, quindi c'è stato un ulteriore ritardo. E per quanto riguarda la concorrenza, sì, è normale che dopo una stagione importante vorrei trovare la continuità, però me la devo conquistare perché ormai quello che è stato fatto a Trapani è passato e lo devo dimostrare qui a Lecce. Sul contratto sì, è in scadenza nel 2021 e adesso la cosa principale per me è rimettermi in forma e pensare al campo. Dopo ci sarà tempo per parlare anche del contratto. La domanda di Leodonna del Corriere dello Sport. Prego. Ciao Stefano, la tua carriera è stata singolare sotto certi aspetti. Mi pare che per 4 stagioni hai cambiato squadra 2 volte. 3 stagioni consecutive. Sotto i 2 anni col Crotone e l'anno scorso a Trapani, ogni anno è stato costretto a fare il gitano del calcio. Psicologicamente questo ha inciso su di te? Il motivo qual è stato di questi continui cambi e se speri che stavolta ti risini a giugno? Sì, assolutamente, sì, mi ha penalizzato un po' questa cosa e quando ero più giovane, quando ero più, insomma, più ragazzino, tante volte anche è stata colpa mia di questi continui spostamenti perché magari non sono riuscito ad ambientarmi con la squadra e tutto quanto. Poi altre volte ci sono state delle situazioni che non dipendevano da me e trovare la continuità sarebbe, per la mia carriera sarebbe la cosa più importante sicuramente, perché come ho detto, quando mi è stata data fiducia, come a Pescara o anche l'anno a Crotone, che ho trovato un po' di stabilità, o l'anno scorso a Trapani, comunque ho dimostrato insomma il mio valore. Antonio Gregori, Salento Live 24, prego Antonio. Intanto ben ritrovato Stefano. Grazie. Rispetto agli altri due attaccanti, le tue caratteristiche si possono in qualche modo amalgamare bene con entrambi o pensi di poter agire comunque magari per esempio da seconda punta e basta? No, a dire la verità, quando sono stato messo come prima punta, più vicino alla porta, ho fatto sempre meglio, ho fatto sicuramente più gol. Poi ho giocato sia nel 4-3-3 sia nel 3-5-2, quindi a due punte, e non mi cambia molto, quindi penso di poter giocare con chiunque, anche con lo stesso Falco, quindi non vedo grossi problemi da questo punto di vista.